Bentornati su Balcony TV Sassari, io sono Laura e con noi oggi Stefano Cossiga. Ciao Stefano. Ciao. Che ci fai sentire? I desideri. Benissimo, enjoy the show. Complimenti. Grazie. So che questa canzone, I desideri, il pezzo che abbiamo appena ascoltato, ha una storia interessante e particolare dietro. Ci vuoi raccontare com'è nata? È nata dalla collaborazione con mia sorella Daniela, che mi diede all'epoca un testo, una lirica che parlava di questa cosa, dei desideri che sono appunto indecifrabili, insomma, che è un po' l'inizio dei versi della canzone, e quindi io avevo già pronta una musica
che mi permetteva di poterla adattare, e quindi ho scritto dei versi che poi sono diventati la canzone. Ok, bene, bene. Ma c'è quasi un'impressione fotografica dietro a questi versi, danno appunto quelle sensazioni che ti dà magari anche una fotografia. C'è una comunione tra queste due cose? Sì, questa è un po' una costante delle mie canzoni. Io cerco di dare delle immagini, molte volte come delle istantanee, che hanno lo scopo di descrivere nell'insieme lo stato d'animo, come in questo caso l'idea che si ha di questa cosa, che in questo caso sono i desideri, che sono una parte importante della nostra vita. In qualche maniera servono anche, sono un motore che serve a farci continuare a fare le cose. Poi quando suoni, quando canti, è molto importante avere sempre comunque un'idea di massima, un desiderio, però questo può valere anche per tutte le altre cose che si fanno nella vita. Assolutamente, beh, caspita, è una spinta importante. Ok, senti, so che tu stai intraprendendo il tuo primo percorso da solista, quindi c'è un progetto in ballo che ti vede protagonista, ma come ci sei arrivato? Qual è il tuo percorso appunto che ti ha portato fino a qui? Io per tanti anni ho suonato in una band, in un gruppo, soprattutto, anche se da sempre ho scritto canzoni, ho fatto chiaramente un po' le cover, come si fa, no? Però è rimasta sempre questa costante di scrivere le canzoni. A un certo punto, come succede in molti casi, senti anche l'esigenza di rendere questo percorso un po' diverso, di avere nuovi stimoli, e quindi ho intrapreso questo nuovo progetto solista, anche se comunque è importante dire che ci sono degli amici musicisti che mi accompagnano, tra i quali Peppino. Ciao. Che in questa occasione, nonostante i suoi molti impegni, ha deciso di seguirmi. Poi anche quando suoniamo dal vivo, comunque suono normalmente con altri amici collaboratori musicisti, che permettono di dare questa idea un po' acustica dei brani, anche se comunque la matrice è sempre un po' quella del rock, del blues, secondo la mia idea, naturalmente. Beh, certo. Condivisibile o meno. Ovvio, ovvio. Ok. Ascolta, possiamo andare a informarci su di te su una pagina Facebook o su un sito dove possiamo andare a curiosare? Sì, io ho un sito su Facebook, okay, che si chiama Stefano Cossiga, dove ci sono un po' di informazioni, qualche cosa di musica, qualcosa di video, e gli eventi che... quindi i concerti che facciamo, anche se in questo periodo siamo più impegnati nella produzione di un primo lavoro solista, una prima registrazione, quindi stiamo lavorando anche in studio con tutti gli annessi e connessi per poter poi realizzare un disco solista. Beh, sicuramente è un lavoro impegnativo, quindi in questo momento assorbe le vostre energie quasi totalmente. Sì, senza dimenticare poi che è importante comunque il rapporto col pubblico, quello è sempre una cosa molto importante e anche emozionante, comunque, e anche stimolante, perché poi la verità è che se non ci fosse il pubblico non si andrebbe da nessuna parte. No, e poi insomma è chiaro che è stimolante avere anche un riscontro, certo, del proprio, certo, lavoro immediato col pubblico di fronte. Ok. Allora, io vi ringrazio per essere stati qua con noi e per aver condiviso questo pezzo e la tua esperienza, la vostra esperienza. Ci vediamo alla prossima su Balconi TV Sassari, io sono Laura. Grazie mille e arrivederci. Ciao! Balconi TV.